Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Cristian Cenci, uno dei nuovi arrivi del Fossano Calcio. Ti chiedo intanto emozioni e sensazioni in questo primo giorno di allenamento con i Blues. Buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza, sono molto contento, impressioni ottime, ancora dobbiamo scendere in campo, però già il gruppo mi ha accolto bene, i ragazzi che c'erano qua l'anno scorso mi hanno fatto sentire subito a casa, questo è importante e niente, cercherò di mettere a disposizione al gruppo la mia esperienza e la voglia di iniziare è tanta e siamo pronti. L'ultima stagione è stata super positiva, abbiamo concluso con la vittoria dei playoff, vado, quindi cerco di portare, come ho detto prima, un bagaglio importante, comunque di esperienza, tanto entusiasmo, perché sono un ragazzo che mi nutro molto di entusiasmo, di voglia, di passione e soprattutto una cosa che secondo me non deve mai mancare in tutti gli spogliatoi, però soprattutto quando ci sarà un percorso molto lungo da fare qua a Fossano, e la mentalità non deve mai mancare, il lavoro quotidiano su tutti i fronti, che sia in campo, che sia extracampo. Io mi baso molto sul lavoro, sulle sensazioni, sulle emozioni, e quindi bisogna cominciare da oggi a pedalare forte per raggiungere il prima possibile un obiettivo che va raggiunto a tutti i costi. Dopo un anno di eccellenza il Fossano torna in Serie D, ti chiedo che campionato ti aspetti, che girone ti aspetti, soprattutto dove incontrerai poi anche la tua vecchia squadra. Sicuramente ieri sono usciti i gironi, è un girone tosto, un girone impegnativo. Mi aspetto un campionato, mi aspetto delle domeniche di battaglia dalla prima all'ultima, dove non bisogna nascondersi, è inutile nascondersi, il Fossano si deve salvare, l'obiettivo è quello, quindi mi aspetto delle battaglie continue ogni domenica e, come ho ripetuto, mi piace ripeterlo, in un modo o nell'altro bisogna raggiungere l'obiettivo. Certo, e hai un obiettivo personale invece, poi al di là di quello di gruppo, di squadra? L'obiettivo personale va sempre correlato con quello del gruppo. Io sono uno che in primis mette i miei compagni. Cinci Cristian si mette a disposizione, viene qua, si mette a disposizione del mister, si mette a disposizione dei ragazzi che c'erano già qua l'anno scorso, che comunque hanno vinto i playoff, hanno vinto un campionato di eccellenza, quindi io sono abituato a entrare in punta di piedi e l'obiettivo personale va correlato a quello di squadra. E mi aspetto di fare chiaramente un campionato importante, però la prima cosa va il gruppo e davanti ci sono i miei compagni, poi vengo io.